Ciao a tutti e benvenuti a New For You. Questo è il primo video in questo canale in cui si parlerà di uscite discografiche della settimana. Ogni venerdì, infatti, su Spotify troviamo la lista completa di quelli che sono i singoli e gli album pubblicati da parte delle case discografiche più importanti al mondo, quindi Warner, Sony e Universal. Analizzeremo queste, ma anche le uscite discografiche da parte delle case minori, quindi Sugar, Carosello e via dicendo. Partiamo dalla Warner Music, che questa settimana ha pubblicato l'album più importante per quello che è il loro roster di riferimento, cioè quello dei Teen Idol. Infatti è stato pubblicato Good Vibes, che è il nuovo album di Benji e Fede. Questo è il quarto album della loro carriera. I precedenti, nei 4 anni che sono appena passati, hanno raccolto tutti e tre la posizione numero uno nella classifica degli album più venduti della settimana, alla prima settimana di uscita, quindi traguardi molto importanti che sperano di ripetere anche con questo nuovo Good Vibes. Il primo singolo estratto da questo album è stato Dove e Quando, quest'estate, per poi passare a Sale insieme a Shari, che è una nuova cantante, e adesso è l'ultimo Gin Tonic, il singolo che è stato lanciato insieme all'album appunto, e vede la collaborazione di Rocco Hunt. Rimanendo in Italia, un altro album che è stato prodotto dalla Warner Music Italy è quello di Enzi. Già era uscito Clash nel febbraio del 2019, adesso, in vista anche delle festività, è una cosa che succede praticamente ogni anno, è stato prodotto un repack, quindi la stessa edizione dell'album ma con l'aggiunta di qualche altra canzone. Con questo album Enzi e la Warner Music sperano di raggiungere il traguardo che, parlando di Benji e Fede, è stato raggiunto molto spesso, cioè il disco d'oro, al raggiungimento delle 25.000 copie vendute. Spostandoci all'estero, sempre la Warner Music ha fatto uscire la seconda parte dell'album del progetto dei Falls. La prima parte di Everything Not Saved Will Be Lost è stata pubblicata nel marzo del 2019. Adesso è uscita la seconda parte con tante nuove canzoni. È un progetto che è destinato a rimanere nella storia della band, che si è formata nel 2005 e che forse ha raggiunto l'apice del proprio successo proprio in questi ultimi mesi. Andando dall'altra parte del mondo, ci spostiamo in America, troviamo i 21 Pilots, che nel 2018 hanno pubblicato Trench, il loro terzo album, al cui interno si trovava anche il singolo The Hype, mai realmente pubblicato come singolo però. Adesso i 21 Pilots hanno deciso di rimodernarlo, di cambiarne un po' la forma e di pubblicarlo in versione acustica. È stato pubblicato infatti un EP con 3 diverse tracce, 3 diversi remix, tra cui anche questa versione acustica, con cui sperano appunto di dare continuità a quello che è stato il loro percorso in quest'ultimo anno e mezzo, che li ha portati a suonare negli stadi e nelle arene più importanti al mondo, e hanno collezionato tantissimi sold out. Passando alla Sony, il primo album di cui parliamo è quello di Ketama 126, un nome che ormai è entrato nella musica italiana con prepotenza. Infatti questo è il suo quarto album, il primo però con la Sony Music. Il precedente, Rehab, era stato pubblicato con la Soldi Music, che è simile ma è completamente diverso. Ketama 126 faceva parte di una gang in cui all'interno c'era anche Franco 126, che è molto più famoso di lui, almeno in questa fase, ha deciso di allontanarsi da questi altri artisti e di cominciare un percorso come solista, e questo è appunto, possiamo considerarlo come il primo album di questo nuovo percorso. La Sony Music però non produce soltanto artisti nuovi come Ketama 126, ma anche degli album che sono destinati a rimanere nella storia della musica, come ad esempio proprio quello di Franco Battiato, che si chiama Torneremo Ancora. È l'album registrato nel 2017 ma pubblicato soltanto oggi a distanza di 2 anni insieme alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra. Ci sono tante tracce registrate in versione orchestrale più un inedito, che è proprio l'inedito di lancio di questo album, che si chiama Torneremo Ancora, quindi è la title track. Altro artista che ha scritto la storia della musica in Italia e soprattutto nella sua città è Gigi D'Alessio. Ha pubblicato il nuovo album che si chiama Noi Due e il primo singolo estratto si chiama La Milano da Bere, quindi Gigi D'Alessio si sposta dalla sua Napoli per arrivare fino a Milano, dove trova insieme a lui la collaborazione di Emi Schilla, che è passato dalla Carosello alla Sony proprio di recente. Anche in questo caso, così come è successo con la Warner Music prima, ci spostiamo all'estero e parliamo di James Arthur. Questo artista, che ha partecipato a X Factor UK nel 2015, ormai ha completamente tolto l'etichetta di partecipante dei talent
show televisivi con questo suo terzo album che si chiama You. Nel corso di questi anni, dal 2016, dalla pubblicazione del primo album e poi successivamente del secondo e adesso di questo terzo album, sono stati pubblicati da parte di James Arthur tanti singoli di successo, uno su tutti, Say You Won't Let Go, che qualche anno fa, nel 2018, ha raggiunto traguardi straordinari. Ritornando in Italia, ritorniamo anche ad un artista che ormai è diventata un must per l'estate, ma che in questo caso cerca di conquistare anche le altre stagioni, in questo caso l'autunno, e lo fa con il suo nuovo singolo che si chiama Momenti Perfetti. Stiamo parlando di Giusy Ferreri e chissà che a breve non possa uscire anche il suo nuovo album. L'ultima major che è rimasta da analizzare è la Universal Music, che questa settimana in realtà è rimasto un po' in sordina. Infatti ha pubblicato una serie di singoli che in realtà sono delle versioni un po' diverse di quelli che sono stati i singoli pubblicati nelle scorse settimane. Uno di questi esempi è quello di Tiziano Ferro, che ha pubblicato la versione spagnola. Ormai lui ha tanto mercato all'estero, soprattutto in Spagna e nel Sud America, di Accetto Miracoli, il singolo che ha pubblicato qualche settimana fa qui in Italia. In questa versione spagnola, Accepto Milagros in realtà non è solo, si fa accompagnare da una voce femminile molto molto importante in quella parte del mondo, che si chiama Ana Guerra. Ancora un singolo in italiano per Mika. Mika, che ha pubblicato l'album My Name is Michael Helderbrook settimana scorsa e che questa settimana ha deciso di pubblicare in versione italiana il singolo di lancio, che in inglese si chiama Tomorrow e che in italiano si chiama Domani. Postandoci all'estero, troviamo il ritorno di Katy Perry, che quest'estate ci ha deliziato un po' con le sue melodie estive con Never Really Over. Adesso ritorna con una nuova canzone, si chiama Harley's in Away, e questo è il segno che sta pubblicando una serie di singoli uno dietro l'altro per poi arrivare a quello che sarà il suo nuovo album, e chissà che magari non possa pubblicare l'album proprio in coincidenza del suo futuro matrimonio, prossimo matrimonio, con l'attore Orlando Bloom. Staremo a vedere. L'ultimo artista di cui vi voglio parlare per quanto riguarda la Universal Music è Michael Kiwanuka. Qualche anno fa, per chi non lo conoscesse, è diventato famoso con il singolo You You You, una canzone che è stata anche la colonna sonora di uno spot pubblicitario di una compagnia telefonica. Adesso sta pubblicando, come nel caso di Katy Perry, un singolo dietro l'altro, e sono dei singoli sperimentali, molto sperimentali. Questo è il segno che sta per arrivare un album che sicuramente, se dovesse essere pubblicato nel 2019, potrà essere considerato come uno dei migliori album dell'anno, perché almeno fino ad ora tutti i singoli che sono stati pubblicati hanno avuto quel tocco in più di sperimentazione che ancora in quest'anno, o comunque negli ultimi anni in generale, raramente si sono sentiti. Il singolo che è stato inserito nella New Music Friday è Piano Joint, ed è appunto il nuovo singolo di Michael Kiwanuka che vi consiglio di ascoltare. Per quanto riguarda le major, questo è tutto. Adesso però vorrei aprire una piccola parentesi su quelle che sono le case discografiche, chiamiamole minori. Partiamo da Artist First, una casa discografica che ogni tanto va a pescare, soprattutto all'estero, dei lavori discografici un po' strani, un po' pepati, diciamo così, e li porta in Italia, come nel caso di Alice Merton, di cui parliamo adesso, per fargli fare un botto incredibile. Infatti la stessa Alice Merton ha pubblicato l'album Mint negli scorsi mesi e ha raggiunto un successo clamoroso nel nostro paese. Adesso, in vista di queste vacanze di Natale, un po' come succede anche, come parlavo prima, Perenzi con il suo repack, ha pubblicato appunto anche lei la nuova versione dell'album Mint. Si chiama Mint Plus 4, quindi questo vuol dire che oltre alle canzoni già contenute in Mint ce ne sono altre 4, che sono una più stravagante dell'altra, ma Alice Merton ci è abituata a questo genere di musica, quindi insomma un lavoro da prendere veramente in considerazione. Le ultime case discografiche di cui vi parlo sono la Sugar e la Carosello, le due case discografiche totalmente italiane che hanno deciso di pubblicare un album a testa questa settimana di due artisti che ancora non hanno raggiunto l'apice del loro successo, ma che pian piano, con il passare del tempo, stanno costruendo una loro credibilità all'interno del mercato musicale. Stiamo parlando di Marianne Mirage e di Wrong on You. Nel secondo caso, soprattutto,
il progetto è completamente nuovo, perché Wrong On You in passato ha cantato quasi totalmente in inglese. Adesso invece ha pubblicato questo nuovo album che si chiama Milano Parla Piano, in cui appunto parla di tutti questi che sono stati i suoi cambiamenti nell'ultimo anno di vita. Infatti lui ha lasciato la sua casa di Roma dove viveva e si è trasferito a Milano, e quindi proprio di Milano si parla. Nel caso di Marianne Mirage parliamo di un'artista che nel circuito musicale è considerata davvero come una delle voci più interessanti del futuro della musica italiana, e adesso con questo nuovo album Vite Private cercherà di riconfermare questa sua nomea. Per oggi è tutto, ci vediamo settimana prossima, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella degli avvisi per restare aggiornati su tutte le novità che pubblicherò nel corso delle prossime settimane, dei prossimi giorni su questo canale.